ti nascondi? In scena ieri sera a Ginosa la 40ª edizione della Passio Christi, che come noto, a seguito dell'inagibilità del teatro naturale quale quello della Gravina, ha avuto luogo sul vialone del cimitero di Ginosa, prima di raggiungere il quale il corteo di figuranti ha percorso le principali vie cittadine. Niente recita in playback, ma tutto dal vivo, in considerazione del contatto ravvicinato con gli spettatori. La viabilità del paese quest'anno è stata affidata esclusivamente alla polizia locale. Io spero che quest'anno la Passio Christi si fa e venga abbastanza bene come tutti gli anni, perché per ciò che abbiamo subito nella Gravina dispiace, la facciamo giù al cimitero con una crocifissione ed è bellissima come è stata pensata dal nostro presidente, il nostro regista. Spero che vada avanti, sono un veterano della Passio Christi, più di 40 anni. Va. Purtroppo per motivi abbiamo avuto dei danni, siamo costretti a fare un'altra parte. Comunque io penso che anche se stiamo facendo un'altra parte, spero che verrà tutto quasi lo stesso, perché l'organizzazione, diciamo, ne stanno mettendo quasi tutta. Quest'anno purtroppo per il nostro problema abbiamo avuto dell'alluvione, siamo costretti a fare la Passio Christi giù al cimitero. Comunque dobbiamo fare la nostra quarantennale della Passio Christi. Settima volta che interpreto questa parte principale del Signore. Cosa ne penso di questa 40ª edizione della Passio Christi? Una cosa bellissima, perché soprattutto quello che è successo nell'anno 2013 nella Gravina di Ginosa, purtroppo con l'alluvione e anche altri fatti, adesso abbiamo cambiato scenario, essendo uno scenario, diciamo, particolare, molto particolare a Ginosa, il cimitero, dove lì veramente vengono fatte delle parti praticamente della crocifissione di Gesù alla deposizione e alla resurrezione del Signore. Il nostro presidente La Proloco ha voluto cambiare, diciamo, la Passio Christi in un modo particolare, in un modo buono, cioè adesso non più in playback, ma diciamo più recitato, adesso con le voci nostre, e cioè molto particolare, perché la gente adesso proprio lo vede anche da vicino, lo sente anche da vicino, cioè l'emozione di quello che ha provato anche il Signore in quegli anni. A Matera il 15 di aprile praticamente siamo stati, diciamo, una cosa bellissima, che andremo a fare la Passio Christi a Matera per questa solidarietà, praticamente anche perché Matera nel 2019 diventa la capitale europea della cultura. E allora noi quel 15 io vi aspetto, soprattutto con tutto l'amore del Signore, veramente, che venite a vedere la Passio Christi. Figlio, chi l'ha ferito? Figlio dolce e piacente! Figlio! Ciao Nettuno, come te non c'è nessuno. Nettuno, come te non c'è nessuno.